alla parola libertà, la libertà del mondo che vogliamo rappresentare. Lui dice che il sapore della libertà è la paura, solo chi ha paura di perderla ha il coraggio di inseguirla. Grazie. Dopo Emiliano ci vuole coraggio. Allora, la mia parola è riconversione. Avevo pensato di parlare della necessità di ripensare allo sviluppo della Sardegna, alla necessità di puntare su attività che possano creare posti di lavoro stabili e non dipendenti dalle politiche di delocalizzazione di grandi multinazionali estere o magari dalle bancarotte di qualche furbetto del quartierino. Posti di lavoro creati attraverso politiche di valorizzazione dei tanti vantaggi competitivi di cui gode la nostra isola: clima, centralità del Mediterraneo, ambiente, cose che sono già state dette. Posti di lavoro disponibili anche per le future generazioni e non posti di lavoro che sono già ora in esaurimento, che stiamo cercando di tamponare giustamente per quanto possibile. Pensavo anche di parlare dell'urgenza di riqualificazione e di riconversione professionale per chi perde il lavoro a 40 o a 50 anni, un segmento di cui ci occupiamo poco. Perché non possiamo permettere che quella diventi una generazione bruciata e che peraltro brucia anche quella successiva. Difficile far studiare i figli e garantire loro un futuro se si è disoccupati. Insomma, mettendo al centro il diritto di tutti ad avere un lavoro dignitoso, volevo parlare di riconversione in senso positivo e propositivo. Ultimamente però le dichiarazioni politiche di altissimi dirigenti del PD, partito a cui sono iscritta e a cui tengo molto, mi hanno fatto rileggere la parola riconversione in un'ottica decisamente più negativa. Vorrei sbagliarmi, ma è nato il tentativo di riconvertire il PD, a cui appunto sono affezionatissima, da partito di maggioranza relativa del centro-sinistra e vorrei dire anche nel paese, e quindi portatore di politiche e di valori alternative alla destra, a partito che si allea con la destra. Ora, do atto agli altissimi dirigenti del nostro partito di essere consapevoli, dichiarando pubblicamente che tutto ci allontana dalla destra, tutto ci divide. Per questo io non capisco e non voglio adeguarmi. Che proposta politica possiamo fare per l'Italia con chi non ha niente in comune con noi? Qual è l'Italia che pensiamo di poter ricostruire con loro? Chi dice che destra e sinistra sono la stessa cosa sbaglia, secondo me. Vorrei fare qui un elenco brevissimo di cose di sinistra. Dire cose di sinistra, lo so, lo chiedeva già Moretti nel 98 ad Alema. Rispetto della dignità delle donne, solidarietà, difesa dei più deboli, uguaglianza di fronte alla legge, lotta contro le disuguaglianze sociali, accettazione delle differenze come arricchimento e non come minaccia, difesa della scuola statale, rispetto e sostegno per le scelte individuali in materia di fine vita, sostegno alle famiglie intese come unioni d'amore e non come semplici unioni certificate, rispetto dell'ambiente. Naturalmente queste caratteristiche, per essere condivise e per governare il paese, hanno necessità di essere anche praticate, non soltanto declamate dopo aver votato e firmato leggi che le contraddicono platealmente. Per questo da qui mi sento di mandare soltanto un ultimo messaggio disperato: non voglio la riconversione del PD.